Benvenuti gentilissimi telespettatori a questa nuova puntata di Cult Venus del nostro programma dedicato alla bellezza e al benessere. Come di consueto, indovinate un po', ci troviamo in centro di Perugia, in piazza 4 Novembre, presso il nuovo bellissimo atelier di Lucesio Mattioli. Ciao Lucesio. Salve, buonasera. Oggi ovviamente proponiamo una puntata speciale perché siamo in questa settimana natalizia, quindi proponi una conciatura natalizia, immagino Lucesio, un taglio natalizio. se c'è. Proponiamo. Abbiamo anche, sì. Prego, prego. Abbiamo anche una bellissima modella, quindi volevo salutarla, almeno un ciao Raffi. Ciao Kinga, ciao. Sì. Le mie solite proposte che vanno bene anche naturalmente. Geniali, le solite proposte geniali. Sì, proviamo a raccogliere i capelli, perché probabilmente adesso il 31 molte ragazze vorranno uscire, andare a ballare, festeggiare, feste, non lo so, insieme a dei amici. E dunque faremo qualcosa di simpatico che al limite anche da sole a casa possono non troppo, quindi impegnativo, non certo, troppo laborioso. Le mie solite teorie, ripeto. Easy. Ripeto sempre le stesse teorie che piacciono a me. Dunque. Quindi cominciamo. Cominciamo subito. Con l'acconciatura natalizia, ma anche che si addirà bene. Infatti io per il inizio Capodanno. Sempre con poche attrezzature. Le dita e un pettine. Dunque ho pensato di separare i capelli in questo punto qui. Dunque il vertice... e subito dietro il vertice viene eseguita una separazione che noi poi fissiamo qui sopra, così eliminiamo questa parte qui per lavorare il resto dei capelli. Dunque mettiamo questo beccuccio che ci serve solo per fissare i capelli momentaneamente. Poi, come sempre, io prendo i capelli con le dita senza far pettinarli troppo. E porto dietro queste ciocche, così, Raffaella ha dei capelli molto belli. Ha dei capelli molto belli, sì. Dei capelli molto belli, un po' sottili ma belli comunque. Lucidissimi. Dunque ho appena annodato le due estremità e fisso con un elastico, è colorato ma va bene ugualmente perché comunque poi si coprirà non si vedrà nulla. Con il resto dei capelli. Dunque abbiamo creato questa legatura qui che mi serve per appoggiare i capelli che vanno al di sotto della coda, dunque facendo dei piccoli torsion. Facendo dei piccoli torsion, vedi? Li faccio che passare termini. Su le due codine che abbiamo fatto. Stessa cosa qua. Tutto senza fare separazioni troppo precise, tutte prese con le dita. Acconciature troppo precise non vanno bene, abbiamo prese detto, con le troppo dita strutturate. Passate dentro alle due code. Dunque poi prendiamo. Che bella. Le mollette e cerchiamo di fissare alcune ciocche. Ci deve vedere la lavorazione proprio delle mani. Che le maniche lasciano le striature sui capelli. Adesso prendiamo, poi ci aiutiamo anche con qualche forcellina. Adesso prendiamo questa parte di capelli che abbiamo separato prima, di nuovo una separazione, creo su questa ciocca molto grande. E
Io ovviamente, come sempre, sono senza parole, Lucesio, stupita dalle tue bellissime acconciature. Adesso facciamo una leggera cotonatura. Passo tra i capelli, sulle dita, tutta la ciocca, l'annodo. E poi la fisso con delle mollette. Tutto questo solo con le dita? Solo con le dita, sì. Ho detto prima che può anche darsi che tra amiche si aiutano, se naturalmente vengono a trovare noi siamo più contenti. Certo, ma io sicuramente lavorerò così, Lucesio. E pensi di farla sola o vieni da noi? No, vengo da te. Ah, ecco. Io senza di te, lo ripeto, che non posso vivere. Noi continuiamo a dire che ci devono venire a trovare le clienti. Sempre. Almeno per provare, però poi, insomma, adesso vogliamo fare le cose, ma quello salone, che dico veramente. Io, quello che dico io non per invitare le clienti a fare le cose da sole, assolutamente no, ma per far capire alla gente che comunque sono cose semplici, certo. non sono le famose teste da parrucchiere, ma sono cose molto semplici che sa di molto naturale, che secondo me perché è una cosa abbiamo importante. Detto che l'acconciatura, quelle strutturate, invecchiano, quelle esatto. troppo precise invecchiano. E allora adesso, quindi attenzione, cari telespettatori e cari telespettatrici soprattutto. Passi il Natale? Domanda tradizionale, Lucesio. Passo il Natale a mangiare? A mangiare. Il Natale si passa in famiglia a mangiare? A mangiare. I cappelletti? Cappelletti. Li hai già fatti? Sì, che giusto? Ho già fatto, è parmigiana. È buona. La parmigiana è veramente buona. Che ho già fatto. E quando vedrà la mia mamma questa puntata e sente queste fesserie, me ne dirà di tutti i colori. Ma no, è la volta buona che non mi fa mangiare. Salutiamo la tua mamma che si chiama? Ah, Wilhelma. Tantissimi auguri. Wilhelma che sarà sicuramente a impassare qualche... Tantissimi auguri, Wilhelma, da Caldvenus, ovviamente da Umbria TV. Da tuo figlio, eccolo qua, che sta dicendo qualche cavolata, dice. Tante pietanze a base di cavolo ci saranno per queste feste natalizie, Lucesio. Di nuovo cotonando leggermente, si va a cotonare, si bisogna creare del volume sul vertice, è importante. Raffaella sorride, ma io non le chiedo nulla, ho qualcosina? Sì, Raffaella, mi concedi, perché sorride? A Claudia? Sì. Allora Claudia, sorridi, vieni qua da noi un secondo perché dobbiamo capire di che cosa stai sorridendo, Claudia, no? Siamo molto curiosi. Questa è la nostra Claudia, la presentiamo. Come stai? Bene. Faccio parte di qualcosa. Certo, sempre. In divenire. Certo. Sorridevi di? Ridevi di? Questa ridevi a? Ridevi di? Di questa natura. Ma più che altro è la curiosità della futura forma che prenderanno questi capelli e l'espressione che cambia. Bravissima! Bravissima, Claudia. Ti posso dare un bacino? Ma grazie. Mica possiamo baciare solo Lucesio. Facciamo solo Lucesio qualche volta, giustamente, vero Claudia? Non l'ho mai fatto. Sì. Vedo che sei rapita da questa acconciatura di Lucesio. Sì. Guarda che strana. Dietro sembra futurista e davanti così classica, adesso come fa? Tu sei bravissima Claudia, tu devi diventare la nostra critica.
come vedete ho creato molto volume nella parte sopra e nella parte dietro. Meraviglioso. Che oltre a creare qualcosa di moda, ma sta molto bene anche a lei. Perché ovviamente devi rispettare, no, i lineamenti, i tratti, non puoi sconvolgerli troppo. Se non si addice non va fatta. Ah, esatto, come tutto. Rispettando soltanto la moda. I colori, come... Rispettiamo sempre il viso, che stia bene, ecco. Non basta seguire la moda. Assolutamente no. Dunque diciamo che c'è questo, fa pensare a questo... Probabilmente le persone più anziane la conoscono anche di più. Questo ritorno alla banana, no? Certo. La famosa banana che si faceva. È vero, di qualche anno fa. Abbiamo creato molto volume. Di che tempi stiamo parlando, Lucese, quando si facevano queste... Ma guarda, sono le signore che acconciatura banana le fanno, però diciamo che negli anni 70 questi lavori si facevano molto. 60. Allora, quindi rispetto a questa acconciatura, che cosa vorresti dire alle nostre care telespettatrici, Lucesio? Buon Natale. Bravissimo. Claudia, vieni a fare gli auguri ai nostri cari telespettatori. Che cosa vorresti dire per questo Natale alla gente? Che senza grandi aspettative personali si può condividere un momento, anche un pranzo. Insieme. Brava, bellissimo. Auguri. Brava, tutti i baci, auguri. Auguri, 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 auguri al nostro bravissimo Eros, che insomma è bravissimo. Non ti baciamo, però sei bravo, ti facciamo gli auguri. Auguri. Carissimi telespettatori, ovviamente prendete spunto da questa bellissima acconciatura, geniale, un'idea davvero geniale. E che dirvi? Buon Natale, buon anno, festeggiate, divertitevi e alla prossima con Calveno, secondo Lucesio Mattioli, anche qualche volta adesso con la nostra Claudia, cioè sempre c'è un personaggio nuovo. Buon Natale, buon Natale. A presto, ciao.